Siamo con Stefano Pecorella, commissario straordinario del Parco Nazionale del Gargano. Commissario, un bilancio del 2011. Sicuramente è un anno entusiasmante, vissuto con grande intensità, anche se caratterizzato da una crisi economica che non ha risparmiato neanche l'ente parco nella riduzione del bilancio e delle provvidenze che sono state trasferite, dei soldi dal governo al parco stesso. Però nonostante tutto siamo riusciti a realizzare importanti obiettivi. Quello che ritengo di prospettiva in termini di tutela della nostra biodiversità e delle nostre piante è stata la realizzazione del progetto chiamato la Banca del Seme. Abbiamo messo al riparo circa oltre 25 specie a rischio di estinzione nel nostro Parco Nazionale del Gargano con l'Istituto di Agraria dell'Università di Bari e con l'Orto Botanico anche di Bari. Un risultato importante perché consente di mettere a riparo delle nostre specie vegetali. E anche nella stessa direzione abbiamo chiuso il progetto della realizzazione del vivaio a Borgo Celano in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, un investimento di oltre 300.000 euro che mi auguro in un futuro prossimissimo, cioè già dall'inizio dell'anno prossimo, troverà sfogo nella produzione di queste piantine autoctone, cioè del nostro territorio, che potranno essere commercializzate, vedremo se col marchio del parco o comunque per produrre anche qualche posto di lavoro, mi auguro, perché ce n'è veramente bisogno. In più la realizzazione dei lavori forestali, finalmente usciamo da questo tunnel che ho trovato nella gestione dell'ente parco che si protraeva da oltre 10 anni, abbiamo consegnato e consegneremo nei prossimi giorni i primi due lavori per la ristrutturazione del patrimonio boschivo nei comuni di San Giovanni Rotondo e Peschici. È un risultato importante, l'importo è di circa 200.000 euro ed è il segno concreto comunque di vicinanza a questo importante territorio. La firma della realizzazione per i lavori che porteranno al bike sharing anche all'interno del Parco Nazionale del Gargano. Ad aprile 2012, secondo gli impegni che abbiamo preso con la società che realizzerà l'opera, saranno consegnate le biciclette a pedalata assistita per collegare i centri di Peschici, di Rodi, di Calenella e di San Menaio. Uno scambio bicitreno che è una proposta che noi offriremo a tutti i turisti che, scendendo dalle ferrovie del Gargano, troveranno le biciclette per poter raggiungere i lidi balneari e così via anche in quel percorso di mobilità lenta che dovrà caratterizzare il nostro Parco Nazionale del Gargano. Posso dire sicuramente un più due. I più due sono l'apertura di due centri visita in maniera definitiva, che sono il Parco Paleontologico e il Centro Visita di San Marco in Lamis e l'Oasi Lago Salso di Manfredonia. Avrei voluto dire più tre perché non siamo riusciti ancora, ma è questione di giorni, a firmare la convenzione per l'apertura di Torre Mileto nel comune di San Nicandro e nell'affidamento di Caserma Spigno alla Ecologica, che è la cooperativa che ha in gestione per conto del parco Casa Natura. Noi intendiamo promuovere questa rete che sul territorio rappresenterà l'offerta turistica dell'ente parco per un turismo all'interno dell'area protetta a tutto quanto il ceto, diciamo, medio, cioè tutti coloro che, non potendo permettersi di andare fuori, potranno trovare di godere delle bellezze del nostro territorio in casa loro anche. Prospettive per il 2012, c'è anche ancora il nodo da sciogliere della presidenza? Beh, io ho sempre detto che i commissariamenti, se hanno il vantaggio di poter far assumere delle decisioni in maniera più rapida, però sono assolutamente deleteri quando si protraggono per tanto tempo. Ritengo sia arrivato il momento di uscire da questa fase di impasse anche per il Parco Nazionale e mi auguro che il Ministero Tecnico e il Governatore Vendola chiudano definitivamente un accordo fondato prima di tutto sul merito delle persone che hanno lavorato seriamente e costantemente all'interno dei parchi per produrre non soltanto tutela di biodiversità ma anche una fruibilità all'interno di queste aree protette che sono assolutamente da tutelare. Grazie commissario e buon lavoro. Auguri di buon anno a tutti quanti.